L'unità operativa complessa di oncologia medica del presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso e l'associazione Pro Malati Oncologici Anna Pistilli Sipio Perrazzelli hanno organizzato l'allestimento del reparto e del Day Hospital a conclusione del laboratorio Prepariamoci al Natale. Abbiamo inteso coinvolgere i pazienti nell'allestimento che di solito avviene tutti gli anni, quindi quest'anno l'abbiamo reso un po' più completo e anche più partecipato e abbiamo con grande sorpresa trovato una partecipazione enorme di persone che sono venute qua quasi tutti i giorni a dare parte del loro tempo per costruire delle palline di carta per abbellire il nostro reparto. Credo che un ospedale non sia mai piacevole da frequentare per ovvie ragioni, però lì dove è possibile alleggerire il carico di dolore, delle malattie, delle sofferenze e dare anche 10 minuti di entusiasmo, forse vale la pena viverlo. E penso che ripensare l'ospedale in termini diversi potrebbe essere anche un ottimo esercizio culturale per molti di noi. L'iniziativa ha trovato il coinvolgimento dei pazienti, familiari e di tutto il personale del reparto. Grande entusiasmo, grande partecipazione, i pazienti erano contenti, i pazienti e familiari erano contenti perché era un gruppo misto di persone che non discutevano di malattia ma si sono soltanto conosciute in questa circostanza e grande coinvolgimento del personale. L'associazione nasce per volontà dell'avvocato Pistilli che ha voluto creare questa associazione avendo vissuto in prima persona l'esperienza della malattia, tanto infatti l'associazione porta il nome di sua moglie. Attraverso l'associazione cerchiamo di garantire ai pazienti e ai familiari dei servizi che diversamente non ci sarebbero, quindi uno sportello di psico-oncologia, uno di assistenza sociale per aiutarli nelle questioni della vita quotidiana e provare insomma, in un certo senso ad occuparsi dei pazienti cercando di gestire tutte le problematiche che la malattia porta. Ci diamo un nuovo appuntamento al 19 dicembre alle 11:30 dove abbiamo organizzato in reparto un concerto di Natale per pazienti e familiari, quindi saremo contenti di avervi ospiti.